voci di Calcio Pazzo 2 sta diventando veramente stucchevole, a tratti quasi imbarazzante, sta vicenda Hamsik. Dunque, il calciatore, ricostruiamo un attimino, il calciatore gradirebbe andare in Cina. Uno, perché probabilmente non riesce più a sostenere i ritmi del calcio italiano. Due, perché comunque te ricoprono dei soldi. Tre, perché ovviamente dovendo lasciare Napoli non se la sente di andare in un campionato che, dove potrebbe rincontrare il Napoli, quindi né in Italia né all'estero, perché comunque sai, con gli incroci di coppe europee ci può sta che si rincontra il Napoli. E quindi la società, in maniera anche carina, e perché comunque probabilmente ha valutato che Hamsik non riesce più a dare quell'apporto che serve in questo momento al centrocampo del Napoli, ha deciso di accontentarlo, e quindi si è intravolata questa trattativa con questa squadra cinese sulla base di 20 milioni, 9 al calciatore se non erro, insomma le cifre esatte adesso non le ricordo, comunque un buon compromesso. Però chiaramente si chiede il pagamento di tutta la cifra, anche perché comunque per quelle che sono le cifre che girano in Cina, vi siete presi certi scarti pagandoli veramente a sugo di caramella. Alla fine che cos'è dare 20 milioni come tranche unica su Hamsik? Niente, io credo. Il calciatore vale, secondo me, e soprattutto portato in un campionato che comunque è di livello più basso, può fare veramente la sua porca figura. Ora, detto questo, prima sembrava fatta, poi c'è stato un problema sul pagamento, poi sembrava esserci una riapertura, ora sembra, notizia di oggi o di ieri, che è cambiato l'allenatore e quindi potrebbe saltare la trattativa. A un certo punto basta, ce l'avete fatti veramente a peperini, anche perché se poi il calciatore adesso non dovesse partire, con che spirito rientra all'interno della squadra? Lui che ha già ceduto, ha già fatto il passaggio di consegne, per dire, della fascia di capitano insigne. Ma che fa, diciamo, scherzato, ritorno, ridamma la fascia. Anche tornare non essendo più capitano, dopo che lo è stato per anni. Lo stesso come verrebbe riaccolto nello spogliatoio. Insomma, sono cose un po' antipatiche. Non lo so, io chiedo a voi come gradireste finisse questa vicenda. Io ormai credo che sia cosa buona e giusta, visto che ormai ci siamo spinti oltre, che la trattativa vada a buon fine, e se ne faranno tutti una ragione, perché comunque in un calcio moderno dove i sentimenti ormai non la fanno più da padrona, dove le bandiere più o meno non esistono più tranne in rari casi, a questo punto conviene veramente salutarsi così, e il Napoli reinvestirà questi soldi per rinforzare il centrocampo con qualcuno più giovane, più fresco, più voglioso, e che riesca a incidere più di quanto sta facendo Hamsik nell'ultimo anno e mezzo. Un saluto e sempre Calciopaccio 2.